Oggi svelerò che progetto c'è dietro la mia nuova R1. Ora partiamo direzione Milano perché andiamo in un posto molto particolare che molti di voi hanno già visto. Andiamo! Sono appena uscito dall'autostrada, mi sono fatto almeno un quarto d'ora di coda dietro di loro, perché mi sono dimenticato di dirvi che ci sono anche il mio videomaker e il mio migliore amico che mi portano poi indietro, ovviamente, visto che sto portando la moto. Quindi non tornerò con la moto indietro. Ti prego, fa che non ci fermano pure loro. Ok, grazie. Siamo arrivati nella location tanto attesa. Io vi ho già raccontato di come è stata regalata a me questa R1 da Raven. Vi ho spoilerato sì qualcosina, ma non vi ho raccontato esattamente cosa succederà dietro a questa bestia. Siamo qua davanti e adesso vi sto per presentare il nostro ospite che dirigerà l'orchestra. Prego! Buongiorno dottore, come andiamo? Bene, come avete visto il buon Luca è qui e ha la mia moto da oggi in mano, perché siamo venuti qua a Milano. Perché siamo... Fa morire da ridere, però. Bella cazzo. Fatta la copertura. Un bacino. Comunque l'attacco era bruttissimo. Possiamo rifare l'attacco? Era terrificante. Cringissimo, arrivato... in silenzio. È arrivato poi io subito che non guardo la mano. Ce la facevo prima che andavo... No, non con la destra. Luca ha la moto in mano da oggi, perché siamo venuti qua a Milano a consegnargliela. Allora, cosa possiamo fare su questa moto? Io mi divertirei parecchio, onestamente. Prima la provo in strada, ci faccio qualche curva, la studio. La capisco. Ok. Così mi viene in mente qualche dettaglio magari per una grafica accattivante. Dobbiamo trasformarla. Okay. Cosa c'è scritto lì? R125? No, togli 25. R1! Ragazzi, un R1! Nata per mordere l'asfalto e i cordoli della pista, quindi dobbiamo renderla più cattiva. E ma c'è questo blu, ha stufato, basta ragazzi. Personalizziamola per chi? Per Raven. Raven è un brand di abbigliamento canadese, l'avete già visto in mille sasse sui miei profili. Piccolo spoiler, forse prenderemo colore dal loro logo. Tra l'altro a me è il viola, io ci sono anche abbastanza affezionato. Vero. Perché no usarlo anche qua? Secondo me ragazzi dobbiamo anche puntare a modificare lo scarico, perché Ema, il crossplane, 4 cilindri, che crea una musica fantastica, così è troppo tappato. Ma scusa, sembra di essere su un SH125 più o meno, poi vai a 280, però vabbè. Però nel senso, conosco solo un brand che può farlo, quindi molto illegale? No, dipende. Vediamo e dipende se vuoi il titanio oppure no, però Mi sa che il titanio ci sarà. Altri dettagli probabilmente che qua vediamo sono un po' grossi. Potremmo rimuovere gli specchi, che sembra un autobus così. Sì, se no possiamo fare come gli indiani. No, noi non piacciono. No, non ci piace. Niente. Per bombardarla definitivamente, sella. Cioè, non può mancare una sella personalizzata perché questa è un pochino grezza. Cioè, okay. A parte quello... Sì, ma... si può sedere sopra, però in senso... Io direi che abbiamo dato qualche spoiler, però ti chiedo solo una cosa. Questo lo possiamo tagliare con l'amore dentro? La portiamo subito e ci lavoriamo? Andiamo! Com'è nata questa idea della costruzione di una moto con Luca? Diciamo che noi di Raven ci volevamo affidare al migliore in Italia per costruire un missile terra-aria unico nel suo genere. E questo penso che sia il tempio adatto per farlo. Ema, ti ringrazio e accetto la sfida, perché dobbiamo fare qualcosa di unico che faccia parlare tutti i social. Assolutamente. Siete carichi? Siamo pronti? Non sono ancora pronti, ma nel corso di questo mese, prima del motosalone, mi sa che l'hype inizierà a crescere fino a esplodere. Sarà sicuramente presente all'evento del motosalone quest'anno, è una delle 14 migliori moto che realizzeremo. Io un po' l'ho sbirciata facendo i render,
la proposta grafica accattiva. Quando mi hai mandato il render, diciamo che l'ho aperto quella mattina e non ti dico che ho fatto dopo. No! Andiamo, no, andiamo. In ogni caso, adesso partirei con i lavori. Sì. Abbiamo diversi accessori da sostituire, finiture da realizzare, insomma. C'è un po' di lavoro, il tempo stringe perché sì. 10, 11, 12 novembre si Siamo va in scena. Quasi un mese, manca un mesetto. Un mesetto, si va in scena tra pochissimo, quindi dobbiamo subito correre. Infatti già da domani, tu non lo sai, ma i cerchi cambieranno colore, per darvi un'idea, no? Di quanto dobbiamo correre. Lo sai vero che io verrò a romperti le palle vale. Molte volte questo mese perché non voglio perdermi neanche un passaggio? Quando vuoi sei benvenuto e per un caffettino mi vedrai sfrecciare con i cerchi in mano. Evan, mi raccomando, trattalo bene perché diciamo che mi serve, ci serve per questo motosalone. Come ti hai chiamato? Evan, sarebbe Paradiso. Bello! Evan, mi piace. Sì. Paradiso su R1. È vicino? È vicino. Vicino. Breve ma intenso. Breve ma intenso, gas a martello. Si va ragazzi. Aggiornamento, sono tornato a Torino, ieri è stata una giornata veramente incredibile. Abbiamo incontrato Luca, abbiamo consegnato la moto e abbiamo dato il via al progetto di cui avete sentito parlare ieri. E sono super emozionato perché questo secondo me sarà un evento, ragazzi, allucinante. Ci sarà un sacco di gente, parteciperanno anche un sacco di altre aziende all'interno del motosalone come Superbike e altre riviste. Volete mettere che saremo tutti lì nel motosalone, tutte le moto esposte, la nostra moto esposta, saremo tutti insieme, avrete la possibilità di venirci a trovare, fare due chiacchiere con noi, con Luca, con i ragazzi di Raven, con me. Ci saranno un sacco di altri influencer che inviteremo e vi aggiorneremo poi piano piano col corso del tempo su chi ci sarà esattamente. Saranno nello stesso weekend in cui combacerà Eikma, quindi non avete scuse. Andate là e poi fate un salto da noi. Per non perdervi nessuna di queste novità vi invito veramente a seguirmi qua su YouTube, su Instagram, su TikTok, di iscrivervi anche al canale broadcast che ho su Instagram dove lì vi aggiornerò su ogni cosa. Soprattutto il motivo principale per cui dovreste seguirmi su tutti i social è perché continuerò a spoilerare pian piano il progresso dei lavori. Porterò dei video con Luca e non, e anche di un sacco di altri contenuti backstage su TikTok, per esempio. Poi ho scoperto anche che la maggior parte di voi che guarda i miei video qua su YouTube non è iscritta al mio canale, quindi cosa stai aspettando? Cioè, non fatemi dire come tutti quanti è gratis, iscrivetevi. Veramente l'unico modo per cui potete supportare me e i miei contenuti è questo, quindi non fate ciuccia manubri, dai! Da me è tutto, ci vediamo nel prossimo video aggiornamento sulla costruzione dell'R1 e... ci vediamo nel prossimo video!